Miyazaki all over the place. I'll never forget my first day in the front town. Mi è particolare. When I ran off on my own and first came upon the glassworks. Figata, bellissimo. Something so beautiful. It was sta in piedi come? Tutto questo mondo del vetro deve essere figo. Sì. Però c'è anche la guerra. Violino. L'animazione non è male. No, ci sta. C'è la calcifer. Some gin are good and some gin are bad. Is this gin a good one or a bad one? Bello. It's like the sun lives in there. The Great Ravine is disputed territory. We claim it, so do they. So we go to war. Idiocy. Il castello errante di Howl è più... Il suo spirito è più... Brava. We will not help build these weapons of war. Il vetro? Be my brave girl now. Let me speak to Elise. Ma sembra molto figo. I miss you, Vincent. Gli elementi ci sono. To be an artist, one must create. Because without art and music, what do we have in this world full of conflict and war? Figo. Sono colpita. Sì, anch'io, molto. Ciao, io sono Fabio. E io sono Cinzia. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questa nuova trailer reaction in cui abbiamo appena visto il trailer di The Glassworker e wow! Molto molto bello. Sì. Intanto è il primo film mai fatto con hand-drawn animation, quindi 2D tradizionale fatto a mano. Classica. Dal Pakistan, quindi è già un record abbastanza buono. Impressionante. Ha questo stile che dicono tutti, è il Miyazaki del Pakistan, eccetera, eccetera. Sì, un po' è ispirato, però sì. Via. Anche proprio come tematiche, i velivoli, sì. C'è molto sì, di Ghibli. Sì, sì, sì. Ma tutto ciò, che ci sta, però, cioè, voglio dire. Dipende anche poi come è stato interpretato, quindi ci può stare. Sembra molto bello tutto questo mondo del vetro, le tematiche sembrano belle, il concetto alla base, proprio il messaggio del film sembra anche molto bello, quindi questa arte, creatività, eccetera, rispetto alla guerra, mi è piaciuto molto. E poi vabbè, la lavorazione del vetro, uno si aspetta sì. Delle cose molto belle. Lì ci aspettiamo della roba molto figa, anche perché vanno contro, tra virgolette, a Elemental. Sì. No? Che lì era un po' diverso, però diciamo che è l'unico altro esempio di animazione che mi viene in mente con sì. La lavorazione del vetro. Che però è anche una skill che ha usato due volte. Sì, non certo. Non è che ci ha fatto chissà che cosa. Certo, certo. Ci ha costruito la parete, ci ha riparato la vetrina. Ha fatto il vaso. Ah ok, allora 4 sì. Perché c'è anche il fiore. Sì. Però finita lì. Qui speriamo che sia un po' più centrale. Centrale del film. E appunto c'è un po' di sospiri del mio cuore perché c'è il violino, questa anche. Passione, questa vocazione da portare avanti, c'è il violino. A me è piaciuto molto e sono molto curiosa di vedere effettivamente sì. Il film. Io ho paura principalmente di due cose. La prima sono i troppi elementi che rischiano di essere caotici all'interno di un primo lungometraggio d'animazione. L'eccessivo citazionismo. Sì, quello però ci può stare, nel senso se, tra virgolette, plagiare o comunque andare a prendere forte ispirazione riesce a farti emergere, a far parlare di te e a far dire, beh, ha preso tanta ispirazione, però ha comunque una sua anima, ha comunque un suo cuore, sono in grado di fare queste cose, lì poi diventa interessante il futuro, no? Perché, sì. Ok, allora metti in gioco altre tematiche, altre cose che magari senti più tue,
E allora lì la cosa diventa molto interessante per un'industria che è quella dell'animazione pakistana, che credo sia inesistente o comunque molto di nicchia, molto locale al massimo. È interessante perché può farla venire fuori e farla portare al mondo, quindi assolutamente volenteroso. La seconda cosa è che ovviamente l'animazione è un po' claudicante, cioè chiaramente non c'è la perfezione a cui siamo abituati dai film con questo stile, però non di meno comunque sembra esserci anche tanta complessità all'interno, quindi non è che sarà stato troppo semplice. Io vorrei solo che non avessero fatto il passo più lungo della gamba per questo film, che sembra comunque incredibile, però non vorrei che all'uscita sia un po' una ciofeca, tutto lì, perché sì, poi il rischio è un po' quello. Però alla fine, secondo me, negli studi minori, come li chiamiamo di tradizione nel nostro canale, la cosa che poi frega alla fine è la narrazione. Certo, perché certo, puoi anche farla brutta l'animazione, sì, per sì, quanto sì, mi sì, riguarda. Sì, vero. Nel senso, se non hai comunque il budget di uno studio Ghibli, di un Miyazaki, che proprio i soldi glieli buttano quando li chiede, sì, è ovvio che devi fare anche determinate scelte dal punto di vista di budget. Assolutamente. E tutto un po' avrai certe risorse per dare lavoro a determinati animatori. Ovviamente magari non puoi avere il key animator della vita. Assolutamente, assolutamente. Però la narrazione deve comunque comunicare qualcosa, e spero che sia un messaggio sentito da parte del regista, sceneggiatore e tutto un po', e non appunto un copia e incolla di robe già viste in altri film. Sì. Che poi lo stile lo sia, passi, però va la benissimo. Narrazione deve comunque essere un qualcosa di sentito, perché se no non può essere raccontato adeguatamente alla fine. Ma infatti, finché l'animazione non mi preclude di gustarmi la narrazione, quindi se proprio è brutta, ma che brutta, è proprio difficile da ogni due da minuti guardare, dire ah che dolore, che male quella camminata, ah che dolore il movimento della mano fatto così, cioè se non è a quel livello lì, cosa che non mi sembra assolutamente, ho detto che è un po' claudicante perché comunque mancano alcuni frame, i movimenti certe volte sono un po' innaturali, a volte i personaggi sono un po' tesi, un po' così, però sono dettagli, cioè sono cose che si mettono a posto, non è un problema, cioè assolutamente, va benissimo. Quindi speriamo e gli diamo tutta la fiducia nostra, perché sembra tanta roba. Sì, poi sembra esserci anche appunto questo stile che noi associamo molto a questo punto al Giappone, però in questo contesto molto più arabeggiante, quindi sembra anche interessante, certo, da quel punto certo di vista lì. Il regista si chiama Usman Riaz e lo studio è il Mano Animation Studios. Sì, Mano proprio come la mano. Sì, esatto. E tra l'altro è comunque anche stato selezionato nell'Annecy Contre Champ, quindi non proprio quello ufficiale del feature, però quello più trasversale, un po' più innovativo. TEDx. Esatto. Vabbè, sono per, immagino, Contre Champ è tipo, vuol dire controcampo, quindi un po' diciamo, più particolare, sì, ecco. Sì. Però quindi comunque NSC riconosciuto, certo, anche a livello abbastanza di critica alta. Quindi comunque attendiamo di vederlo al cinema, in streaming. Speriamo che esca presto anche nel nostro paese. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei social, su YouTube, Twitter, Instagram, eccetera eccetera. Iscrivetevi, attivate le notifiche, mettete mi piace, condividete con gli amici, tutte quelle azioni che ci fanno vedere che vi piacciono i nostri contenuti, ci fa tanto piacere. Passate anche a trovarci su funzioneanimazione.it, il nostro sito casetta, dove abbiamo una pagina dedicata alle prossime uscite, dove appunto trovate la data di uscita di film d'animazione, ma non solo, film e serie. Grazie mille per aver visto questa trailer reaction, ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su Funzione Animazione. Ciao a tutti! Ciao!